con noi Marco Colombo, tecnico della Paolana Calcio per l'Inter Forza Città di Maina. Allora, è domenica gol. Allora, Marco, intanto credo che il Paola abbia tenuto bene il campo fino al gol, che magari su un rigore che a me è parso dubbio, anche se giustamente vuol dire l'arbitro l'ha dato, e poi era riuscito a parare, e poi sulla ribattuta ci siamo calciato d'angolo, forse la tua squadra forse si è un po' distratta e ha preso il gol di Diop, poi la partita è cambiata. Sei d'accordo con la mia analisi? Poi diciamo, Buonasera, sì, sicuramente è stata una partita molto combattuta, sapevamo che affrontavamo un buon avversario, ma non devo rimproverare nulla ai miei ragazzi. Abbiamo preso due gol su due episodi, uno su un calcio di rigore, l'altro magari su una svista in aria che muoiono là. Purtroppo c'è da lavorare, manca sicuramente qualcosa. E niente, pensiamo alla partita di Sersale, cercheremo di stringerci e superare questo momento negativo nel miglior modo possibile. Senza dubbio la Paolana è una piazza storica, una piazza importante che purtroppo senza dubbio non merita questa classifica, ma penso non meriti neanche questa categoria. Penso che meriti categorie superiori. Purtroppo sono state tutte una serie di situazioni che sta andando male, noi stiamo lottando e ce la stiamo mettendo tutta per cercare di far risalire la Paolana al più presto possibile. Con noi anche Danilo Panello, tecnico del San Pietro Calcio per Interforze Cittadina. Allora, mister, volevo chiederti una cosa: per un certo punto della partita oggi, quando era 0-0, hai visto qualche spettro, magari, perché magari pensavi che magari potesse finire magari come in altre partite, magari tipo vocale, voglio dire, però alla fine poi dopo il rigore la partita si è sbloccata e il Sambia si ci aveva dilagato, poi 2-0, poi magari anche un 3-0 poteva fare, però poi forse diciamo va bene così, ecco, mister. Sì, sembrava una fotocopia delle partite precedenti, nel senso che tanta mole di gioco, tante occasioni da gol, oggi persino il rigore non capitalizzato, e quindi poi forse può arrivare un po' di paura, un po' di tensione maggiore che porta negatività. Forse l'emblema della partita è stato subito dopo il rigore sbagliato, andare a prendere subito il pallone e battere immediatamente il calcio d'angolo e fare gol immediatamente dopo il rigore sbagliato. Quello credo che sia l'emblema poi della partita stessa. E io credo che dopo una prestazione del genere, ragazzi, si possa rimproverare soltanto il fatto che non è possibile creare tutte queste occasioni e non fare gol. Su questo dobbiamo migliorare e cercheremo di lavorarci sopra durante la settimana, perché dobbiamo essere più lucidi sotto porta.